Grazie, Brescia carissima, grazie, nostra illustre e laboriosa terra natale. Si sente che c'è qualcosa di importante. C'è molto fermento e molto attesa. Siamo orgogliosi di questa cosa. Merita che noi siamo lì vicino a lui. Più o meno con i pullman saremo circa un 300, ma tantissime altre persone hanno chiesto a noi la possibilità di entrare in piazza, quindi presumiamo 500-600 persone sicuramente della nostra comunità si muoveranno. Penso che per un concesiano sia anche un dovere venire a Roma. È un uomo che ha amato l'uomo, lo ha amato in Cristo. Venire a Roma perché per noi è importante. Vogliamo essere lì presenti. Col corpo e con lo spirito. Stiamo preparando un grande pellegrinaggio. Mi dicono che le iscrizioni hanno già raggiunto le 5.000 unità. Questo mi fa molto piacere, credo faccia anche onore alla nostra diocesi. Continuamente comunque all'altare a lui dedicato c'è gente che viene, si ferma a pregare, non c'è giorno che non ci siano gruppi di pellegrini che passano a far visita al fonte battesimale, alla casa natale, e quindi si vede che questa devozione sta aumentando. Consapevolezza che tutto questo si intreccia con una storia, perché quando qui diciamo Paolo VI, in realtà diciamo Don Battista, diciamo Montini, quindi il riferimento a una famiglia, il riferimento a degli ambienti, il riferimento a un'infanzia. Mi sembra aver realizzato quanto il nostro vescovo auspica, che questa figura, questo pontefice, sia sempre più conosciuta anche dalla nostra gente. È un po' una sfida, qualcuno dice che Paolo VI non sarà mai popolare. Io credo che avrà un suo modo di essere popolare anche nella devozione, però questa devozione popolare deve passare da una maggiore conoscenza della sua personalità e anche del suo insegnamento. E alla luce degli esempi dei celesti patroni e dei santi della Chiesa bresciana, che voi attingete alla fedeltà indiscussa, alla Chiesa universale e a questa sede apostolica. Ero piccola, però era una persona importante e buona, era bravo. Mi è rimasto impresso però il tono della sua voce, che era insieme un tono, direi, autorevole e nello stesso tempo mansueto.